Ciao, sono Rebecca di Teatro per Tutti e oggi vi parlo del teatro e il cinema di Vittorio Gassman. La biografia di Vittorio Gassman è stata scritta dal critico cinematografico Giacomo Gambetti. L'autore ci racconta tutta la vita di Gassman, ci fa conoscere i suoi genitori e ci fa rivivere l'infanzia del grande attore italiano, ma in particolar modo si sofferma sulla sua formazione e la sua carriera di attore. La biografia è corredata da tantissime foto del mattatore, private e pubbliche, ed è impreziosita da svariati commenti di Gassman stesso nei confronti dei tanti episodi della sua vita. Quando pensiamo a Vittorio Gassman ci viene in mente il grande attore. Sembra impossibile che abbia potuto avere delle difficoltà nel corso della sua carriera. In questo libro invece scopriamo che la sua carriera è stata costellata da non poche difficoltà e che in più di un'occasione Vittorio Gassman ha rischiato di non poter esprimere il suo straordinario talento. Inoltre, l'autore, proprio in virtù dell'amicizia che lo legava a Vittorio, ci fa scoprire il profondo legame che aveva col padre e come questo abbia influenzato il modo di essere di Gassman stesso. Il teatro e il cinema di Vittorio Gassman è molto di più di una biografia, perciò mi sento di consigliare questo libro non solo ai fan del mattatore, ma anche a tutti coloro che amano il cinema e il teatro. L'autore, infatti, oltre a raccontarci la vita di Gassman, in ogni pagina del suo libro ci fa capire come era il panorama teatrale e cinematografico italiano a partire dagli anni del fascismo fino ad arrivare ai primi anni 2000. Se sei interessato a questo libro, qui sotto ti ho lasciato il link alla recensione completa e il link Amazon per acquistare il teatro e il cinema di Vittorio Gassman. Se ti è piaciuta questa video recensione, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale di Teatro per Tutti per rimanere aggiornato. A me non resta che salutarti. Alla prossima!